Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo caldo maglioncino che io ho deciso di chiamare maglioncino Liberty. Per quanto riguarda il filato, sono tornata a utilizzare uno dei nuovi filati di quest'inverno della Mistricot, che è in linea Pacific. Vi ricordo che ogni gomitolo è da 100 grammi misura 130 metri ed è formato dal 35% lana merino, 35% microfibra PC, 30% poliammide. È un filato spesso, molto caldo e un po' peloso, veramente un filato bellissimo. Io ho utilizzato due colori, lo 01 che è il panna, lo 04 che è il viola. In descrizione vi lascerò il link per poter acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Ci sta il grigio chiaro, il grigio scuro, una sorta di rubino, il nero e anche l'ottanio che, se ricorderete, ho già utilizzato per creare il completino Pacific, che era con il sotto lo smanicato ai ferri e lo scaldacuore all'uncinetto. Ecco, io ho utilizzato lo stesso punto dello scaldacuore. Comunque, ho lavorato per realizzare questo maglioncino con l'uncinetto del numero 5 e del 4,5 e ho utilizzato 400 g del colore panna, quindi 4 gomitoli del colore panna, 2 gomitoli del colore viola. Mi raccomando, taglia M un gomitolo in più per ogni colore, taglia L 2 gomitoli in più per ogni colore. Anzi, se qui la volete ancora più morbida rispetto a me, vi consiglio anche taglia M e taglia L di andare a prendere 2 gomitoli in più per una taglia M, 3 gomitoli in più per una taglia L, se lo volete più morbido e se volete le maniche ancora un po' più lunghe, perché io del colore panna ho utilizzato veramente tutti e 4 i gomitoli, mentre del viola me ne ha avanzato un pochetto. Come vi dicevo, ho lavorato sia con l'uncinetto del 5 che del 4,5, del 5 per realizzare tutto il corpo della maglia e il 4,5 per andare a fare le maniche, perché non le volevo troppo larghe, anche se come vedete è venuta bella larga, ma non la volevo così tanto larga da utilizzare addirittura l'uncinetto del 5. E la particolarità di questa maglia sta nel realizzare lo scollo. In realtà è uno scollo a V, ma io non ho fatto alcun tipo di diminuzioni. Vedete che è semplicissimo, basta smettere di lavorare quando andate a dividere la parte dietro dalle due parti avanti, si divide ulteriormente la parte avanti in due parti e si lavorano separatamente e si va a cucire le spalle poco, come solitamente facciamo per le giacchette. E una volta fatto le cuciture, si va a ripiegare le due parti avanti della che non sono state cucite e si cuciono verso la maglietta con un piccolo punticino che voi potete coprire mettendo un'applicazione o un bottone. Io, avendo utilizzato lo stesso filato, la cucitura non si nota. E fatto ciò viene fuori questo scollo a V molto pronunciato, ma di cui non abbiamo fatto alcun tipo di diminuzione, quindi è perfetto per chi ha le prime armi nell'usare l'uncinetto. E alla fine, fatto ciò, sono andata a fare le maniche, che come vi ho detto ho utilizzato il 4,5. Questo maglioncino può essere indossato, come lo vedete, me che in questo momento sotto non indosso niente, ma è molto coprente perché il filato è bello spesso, ma quando farà più freddo ho intenzione di utilizzarlo con sotto un lupetto, quindi lo scollo a V mi permetterà di non soffocare troppo con un collo troppo alto. Detto ciò, spero che anche questa semplice creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio o con Uncentando con i filati se avete acquistato lo filato presso il sito. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro maglioncino, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati Linea Pacific, che è questo gomitolone bello soffice e peloso. Allora, lavorerò soprattutto con il colore panna, ma abbinerò anche un altro colore. Sono però indecisa se utilizzare il blu o il viola, poi vi farò vedere. Per l'iniziale, allora, io lavorerò con l'uncinetto numero 5 e ho montato 96 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 3. 96 sembrano poco, ma vi posso assicurare che, visto che lavoro con l'uncinetto 5 e che il filato è comunque un filato doppio, va benissimo per una taglia M o L. Allora, taglia M, secondo me dovete arrivare anche a mettere 12 catenelle in più, non di più perché secondo me poi viene troppo largo. Per una taglia L, 24 catenelle in più. Comunque tenete presente che dovete sempre andare a fare un multiplo di 3. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Quindi una, due, tre. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, salto 2 catenelle e ricomincio da capo. Entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte. Una, rientro 2.
salto 2 catenelle e ricomincio da capo, e devo fare questo per tutto il giro. Quindi salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo 2 maglie alte, 1, 2. Salto 2 catenelle, entro nella terza e di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2. Continuo così quindi per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il primo giro, ho fatto le ultime 2 maglie alte, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Bene, il giro che andremo a fare adesso è il giro che ripeteremo per tutta la lunghezza della nostra, del nostro maglioncino, ed è semplicissimo. Andiamo a fare una maglia bassissima tra le 2 maglie alte e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro tra le 2 maglie alte sotto e vado a fare un'altra maglia alta. Prendo il filo, vado nelle 2 maglie alte successive e ricomincio da capo. Quindi entro tra le 2 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, 1 e rientro 2. Di nuovo vado tra le 2 maglie alte successive e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2. E continuo sempre così, vado tra le 2 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2. Questo è il giro che dovremo sempre andare a ripetere. Vi ho detto che io lavorerò adesso con il panna, ma a un certo punto mi bloccherò e andrò a unire, non sono ancora indecisa se il viola o se l'ottanio, ma penso più il viola. Comunque vi farò sapere anche quando sono andata a cambiare colore, e poi vi farò vedere come dividere la parte avanti dalla parte dietro. Ho ripetuto il giro per 36 volte, ma quando sono arrivata sotto al seno sono andata a cambiare colore lavorando con il viola. Quindi ripeto, in totale io il giro l'ho ripetuto 36 volte, ma gli ultimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 li sono andati a fare con il viola, che è la parte da sotto al seno in su. Il punto è sempre quello e noi lavoreremo per tutta la maglia sempre con lo stesso punto. Adesso sono andata a mettere i marcatori. Allora, come ho fatto? Sono andata a contare i miei ventagli, quindi qui nella parte bianca si vedono meglio, ho contato i miei ventagli, anche se in realtà sarebbero le 2 maglie alte nella stessa base, e ne ho un totale di 32 e ne ho messi 16 dietro, 16 davanti, mettendo il marcatore tra l'ultimo e il primo di entrambi i lati del tra il primo del 16 e l'ultimo del 16, e sul davanti ho suddiviso ulteriormente mettendo 8 da una parte e 8 dall'altra, quindi mettendo il marcatore tra l'ottavo e il nono ventaglio, in modo da averne 8 di qua, 8 di qua. Mi raccomando, chi ne ha dispari, quindi invece di che come messi ne ha 16, ne ha diciamo 17, il marcatore va messo nel nono ventaglio, in modo tale da averne sempre 8 da una parte e 8 dall'altra, e il ventaglio dove lo mettete il marcatore, e non dovrete andare a lavorarci, ma vi dovete fermare l'ottavo, perché io adesso andrò a lavorare normalmente come ho lavorato sempre, quindi non cambia niente, entro sempre tra le 2 maglie alte, vado a fare le mie 3 catenelle e rientro e faccio un'altra maglia alta e continuo così, vado tra le 2 maglie alte e realizzo 2 maglie alte. Molto semplice, come abbiamo fatto sotto, quindi non cambia assolutamente nulla e continuo a lavorare così. Scusate, si è fatto un piccolo nodo con il filato. Comunque io adesso continuo a lavorare fino ad arrivare al marcatore e poi vi farò vedere come faccio per dividere la lavorazione. Allora, quindi io ho lavorato i miei 8 ventagli, due maglie alte, sono arrivata dove ho il marcatore. Mi giro direttamente e con una maglia bassissima vado tra le 2 maglie alte e ricomincio a lavorare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro tra le 2 maglie alte e faccio una maglia alta e vado a lavorare normalmente.
Io quindi che cosa sto, poi vi farò vedere quando andremo a cucire le spalle come verrà fuori lo scollo, mettiamola così. Quindi adesso io continuerò a lavorare normalmente, quindi qui fino ad arrivare all'altezza delle spalle, farò la stessa cosa da quest'altra parte. Mi raccomando, chi ha il marcatore in un ventaglio, quindi tra le due maglie alte, quel ventaglio non lo devi andare a lavorare. Dietro invece si lavora normalmente, sempre in giri di andata e ritorno, ripetendo gli stessi giri fatti sul davanti. Io vi dirò naturalmente quanti giri ho fatto e poi vi farò vedere come ho cucito per creare l'apertura che ci serve per la maglia. E poi andremo a fare, non sono ancora convinta se li farò oppure no, ma forse sì, magari maniche a tre quarti invece che lunghe, o lo lascerò un semplice smanicato. Devo ancora un po' decidere, ma sicuramente se andrò a fare le maniche le farò con il bianco. Detto ciò, io continuo quindi a lavorare con il viola e, come vi ho detto, vi farò sapere quanti giri ho fatto e vi farò vedere come sono andata a cucire. Allora, ho ripetuto il giro per 10 volte, quindi 10 volte avanti e dietro, e poi per andare a cucire io sono andata a cucire le spalle per 5 motivi, lasciando 3 liberi sia da questa parte che da quest'altra parte. Poi ho risvolto la parte libera, l'ho piegata così, come vedete, perché già l'ho cucita, perché altrimenti mi scappava e non riuscivo a farvi vedere. Quindi ho cucito per 5 motivi, lasciando gli ultimi 3 liberi, e poi sono andata a cucire l'angolino sempre con lo stesso filato, vedete non si nota nemmeno, e ho fatto il nodino sotto per tenere ferma la piegatura sia da quest'altra parte che da quest'altra parte. Piegando sono andata a dove ho la penultima striscia di ventagli, e sono andata a cucire sia da questa parte che da quest'altra parte, creando questo scollo, poi indossato si vede meglio, a V ripiegato, e non darà fastidio perché l'avendolo fissato resta bello fermo. Io ho solo cucito perché con questo filato non si vede che è cucito. Ecco, vedete, così vedete meglio. Ma se voi avete intenzione di cucire e notate che la cucitura si vede, potete sempre mettere un piccolo bottoncino o bianco che richiama la parte di sopra, o viola come la parte di sopra, comunque del colore che state usando, in modo tale da coprire le cuciture. Oppure senza cucire, se volete mettere il bottone, andate direttamente a cucire il bottone in modo tale che lo scollo si resti bello così, senza che vi dia fastidio. Adesso dobbiamo solo andare a fare le maniche. Vi dico già che le maniche le farò dello stesso colore della parte sotto della maglia, quindi bianche, e le farò con lo stesso motivo. Non so ancora se farò maniche lunghe, essendo un filato questo molto caldo e io ho intenzione di indossarlo con sotto l'ombretto, credo che andrà bene fare soltanto delle maniche tre quarti. Comunque adesso, lavorando, andrò a decidere, man mano mi proverò la maglia in modo tale da capire come fare, e una volta terminata una maglia vi farò vedere dall'altra parte come andarla a fare, quanti motivi ho messo io, e naturalmente vi farò sapere poi quanto mi è venuta lunga. Per realizzare la nostra manica io cambierò uncinetto, dal 5 passerò a lavorare con il 4,5 per fare la manica un po' più aderente, altrimenti verrebbe troppo larga. Sapete che io ho un braccino molto esile, quindi lavorare col 5 la manica mi verrebbe troppo larga. Però voi naturalmente dovete un po' vedere lo scalfo com'è, se è troppo largo o troppo stretto, e in quel caso decidere se andare a lavorare con il 5 o con il 4,5. Se siete indecise, casomai fate 2 giri con il 5 e poi passate a lavorare con il 4,5 se vi accorgete che è troppo larga. Se invece dovete allargarla, passate a lavorare con il 5,5. Detto ciò, vi faccio vedere come fare il giro. Allora, la lavorazione è identica a quella che abbiamo fatto adesso, quindi sono sempre le due maglie fatte all'interno delle due maglie alte sottostanti, e io però le maniche le andrò a fare con il panna e non più con il viola. La parte viola resta la parte sopra con lo scollo. Allora, mi aggancio sotto al mio scalfo e vado a fare 3 catenelle, che sono la mia prima maglia alta. 2 3, prendo il filo, rientro un'altra maglia alta, prendo il filo, salto una maglia alta orizzontale, entro nella seconda e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Ancora salto una maglia orizzontale, entro nella seconda e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2.
e lavorerò in questa maniera. Alla fine vi dirò quante maglie alte, quanti gruppi di 2 maglie alte ho fatto. Devo anche calcolare se si stringe troppo, quindi poi magari in alcune parti non salterò sempre le 2 maglie alte, ma cioè non salterò una maglia orizzontale, ma andrò a lavorare in 2 maglie alte orizzontali vicine. Dipende sempre se la lavorazione vedo che stringe troppo, allora in quel caso devo andare ad allentare un pochettino. Però io continuo a lavorare, alla fine vi dirò quanti ventagli, quanti gruppi di 2 maglie alte sono andata a realizzare. Allora, sto terminando il primo giro e io di gruppi di 2 maglie alte ne ho fatto un totale di 15, quindi entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima per chiudere la lavorazione. E adesso vado a lavorare normalmente come abbiamo fatto prima, quindi entro tra le 2 maglie alte e faccio una maglia bassissima, 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro dentro un'altra maglia alta. Vado tra le 2 maglie alte successive, di nuovo 2 maglie alte, quindi continuo a lavorare normalmente il mio motivo, però con l'uncinetto del 4,5. E alla fine vi dirò quanto l'ho fatto lungo, se farò qualche tipo di polsino, se il polsino lo farò del colore viola per richiamare la maglia, la parte sopra, devo un po' decidere, per adesso continuo a lavorare così. Ho ripetuto il giro per 36 volte e alla fine ho fatto un giro di maglie basse per poter stringere un po' la lavorazione, andando a fare una maglia bassa tra le maglie alte. Quindi non 2 maglie basse ma una sola, per poter avere questo restringimento qui alla fine che tenga ben ferma la maglia. Quindi ripeto, 36 volte il giro, un giro di maglie basse per definire bene la manica sotto. Stessa cosa sono andata a fare dall'altra parte. Quindi 36 giri e il giro di maglie basse e possiamo dire che la nostra maglia è terminata.